E adesso vi facciamo vedere un'ordinaria inciviltà su un marciapiede italiano. Il video è stato girato il 4 di ottobre tra le 8 e le 9 del mattino in una strada alla periferia di Milano. Allora, possiamo vederlo, intanto io che lo guardiamo io ve lo racconto. La strada che voi vedete, anzi la strada voi non la vedete perché questo che sta scorrendo è un marciapiede. È un marciapiede appunto di via Lampedusa. Via Lampedusa è una strada di periferia che si innesta dal sud della città verso il centro. Ecco, guardate quest'auto che arriva e guardate il traffico che c'è su questo marciapiede. L'auto si ferma perché naturalmente deve far passare i ciclisti, procede e ci supera. Alla sinistra dello schermo l'auto entrerà in un passo carraio che voi non vedete. Questa è una moto. Ecco, ci siamo fermati un attimo per farvi vedere. Sullo sfondo dello schermo voi vedete c'è un autobus, c'è un camion che passa e quella è la carreggiata vera. Quello è il traffico in quell'ora. Allora, questa automobile invece che vedete passare è singolare. Perché? Perché la signora si accorge che io sto facendo le riprese, in questo caso ero io a farle, quindi cosa fa? Parcheggia, finge di parcheggiare. Poi, siccome io non mollavo la presa, lei aveva fretta, ha fatto retromarcia, prosegue sul marciapiede e gira a destra, perché a destra c'è una stradina che si innesta sulla strada principale ed è il motivo per cui queste automobili saltano la coda. Anche il tassista fa esattamente la stessa cosa, cioè entra dal passo carraio precedente, supera i 200 metri di coda, tutto sul marciapiede, per girare a destra. Adesso arriva l'ultimo che abbiamo ripreso. Con questo signore abbiamo avuto un po' di, diciamo, uno scambio non certo affettuoso. Adesso ve lo facciamo ascoltare. Il signore si ferma, vede che io sto facendo le riprese. Cosa sta facendo, scusi? Lei cosa vuole? Vada, che mi sta sul piede. No, io non le sto sul piede. Vada, vada. Lei non si preoccupi. Lei vada, lei faccia quello che deve fare. Sì, liberi, guardi, tutti liberi, tutti, non si preoccupi. Va bene? Okay. Arrivederci, buona giornata. Vada, vada dove deve andare, così lo vediamo. Vada, vada. Vada. Non mi prenda la targa. Ma non le prendo la targa, vada. Ecco, naturalmente noi siamo stati, diciamo, clementi, ovviamente, anche perché nel nostro mestiere, come dire, dobbiamo giustamente rispettare la privacy, quindi la targa l'abbiamo oscurata come abbiamo oscurato tutte le altre targhe. Il signore poi si ferma, scende, chiede che io mi qualifichi, io gli spiego che sono una giornalista della RAI, lui insiste che io devo dargli il telefonino perché queste riprese sono state fatte con un telefonino e io gli dico che si chiama diritto di cronaca, che lui non sarà, ovviamente sarà oscurato e quindi, come avete visto, non sarà riconoscibile se non per i suoi familiari, che spero che in qualche modo gli dicano: ma papà, ma cosa fai? Dopodiché abbiamo invitato la vigilanza urbana a venire a controllare. Torneremo a vedere se questo è successo, anche perché in una strada come quella basta poco, basta un po' di buonsenso, basterebbe mettere dei dissuasori, la vigilanza urbana che controlla, dei dissuasori che consentono alle auto di non fare quello che vogliono, ma ci hanno spiegato che a Milano purtroppo i soldi per mettere i dissuasori per ora non ci sono.